Allora, Potoli, vi ho lasciato l'altra volta con io e il gatto che litigavamo e sono passati 3 minuti da quella volta, ho cambiato la maglia. Volevo, dato che è da un pochettino che ho questo sacchetto abnorme in camera che continua a rigirarsi, volevo farvi vedere due acquisti che ho fatto ultimamente. La metà delle cose le ho già messe nell'armadio aperto perché il gatto l'ho fisso. Comunque, scusate il casino. Perché volevo farvi vedere due cosine che ho preso. Allora, da Beauty & Co. ho trovato la super spazzolina Tangle Twingle Prangle Stringle Tangle Tamer, che è la simil spazzola a 6,90 euro. Mi sembra, sì. La spazzola simil, quella lì che sta andando adesso tanto di moda per tipo pettinarsi sotto la doccia senza farsi del male ai capelli. E questa qua la trovo molto più comoda di quella roba lì che si vedeva in giro perché ha questo super manico e poi è super fucsia. La marca è questa qua, Tangle Tamer Your Hair Winner Best Hair Buyer. Queste qua sono le cose che promette, vedremo poi. Non l'ho ancora provata, anche per quello che volevo spacchettare queste cose così poi le usiamo. E ho trovato di questa marca qua questi smalti semipermanenti che funzionano con una sola passata, quindi non c'è bisogno di top e neanche di Sokof, come si chiama? Né di sopra né di sotto. Metti una, due passate di quello, guarda, l'ho già provato qua, ma probabilmente ho messo troppo prodotto perché mi è rimasto se tipo rattrapito. Ho preso il colore nero che è il numero 16621 e perché mi sono detta vabbè, lo prendo nero, 8,90 euro, questo sono 8 ml, mi sembra, sì, lo prendo nero così sopra ci posso fare tutti i disegnini tra oro, argento e bianco, che sì, non è molto estivo l'oro, però vabbè, ho detto 6,90 dato la spazzola e 8,90 il Quick Nuance 09. Ah, lì dice che è 09. Tutto questo da Beauty & Co. Poi abbiamo una marea di vestitini, cioè di vestiti. Allora, dal reparto un po' più curvy della H&M, ho preso questa gona nera che va giù liscia, liscia, liscia e ha lo spacco dietro nel mezzo, dalla coscia, cioè da, no, neanche, un po' più giù dal dietro ginocchio in poi. E devo dire che fascia veramente bene, 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 bene. Vado un po' a caso, eh. Allora, da Tezenis ho preso questo vestitino che ho già usato, infatti è tutto stropicciato, ma l'ho rimesso qui dentro per farvelo vedere. Era di quelli a 19,90 euro. La gonna non mi ricordo, la gonna è 14,90 euro. Questo è 19,90 euro. Mi piace un sacco perché dietro a questo pizzo qua, in mezzo ha questa fibiettina che però non è fissa, non si può allargare, che però per adesso mi va perfettamente sotto il seno e quindi col pancione è bellissimo e va giù 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 fino in fondo, dove ha poi quasi verso la fine due spacchetti sia da una parte che dall'altra. Bellissimo, c'era anche in nero, se no c'erano altri vestiti lunghi, però erano, non avevano la forma in mezzo, era proprio giù a sacco e a me stanno veramente male. Qui vedo un'etichetta di Piazza Italia. Ah sì, questa maglia qua che io ho preso perché non ho pezzi sopra neri che siano un po' più lunghi, un po' più lunghi, un po' lunghi, però ho preso questa con le maniche un pochino larghe, ma non mi sta proprio, non mi sta, cioè non mi sta bene per niente. 6,90 euro. Quindi non sono contentissima di questa maglia qua. Boh, me la sento che mi rimane troppo grossolana. Poi, da sempre Piazza Italia, forse. Questa è una cosa che cercavo da una vita. Sì, da Piazza Italia. È un semplicissimo spolverino, cioè coprispalle, di quelli lunghi, e lo cercavo che avesse l'accetto da agganciare qua davanti, perché ne ho quello invernale col pizzo dietro che ormai, cioè, ha fatto la vita. Poi, oh, questa qua mi piace un sacco. Da H&M, reparto Premaman, che è favoloso. Il reparto Premaman di H&M, cioè, potevo guardarlo anche prima perché la roba tanto mi va lo stesso. Ho preso due paio di pantaloni disumani. Comunque ho preso per 9,95 euro questa maglietta qua, che per adesso mi sta veramente larga qua. È un XL in effetti, eh.
però non mi piace tanto qua così, mi sta proprio mollo. E c'ha l'elastichino in vita. Poi cosa c'è qua? Della Alcott ho preso a 3,90 mi sembra, sì, questa canotta nera, perché ne ho, ma ne ho, sono praticamente tutte macchiate di candeggina. Canottina nera semplicissima, fatta a coste, non so se si vede. E aveva un particolare strano, ah, che davanti è liscia e dietro solo è fatta a costine, 3,90, c'erano anche altri colori. Poi ho preso, l'avevo già presa nera, sempre della H&M, a 7,95 €. Gonna pre-maman, madonna sembra grossissima, praticamente il pezzo qua va proprio sulla pancia. L'ho presa di questo grigio qua, l'altra l'avevo presa nera ed è stra comoda. E basta, no? C'è questo, pensavo fosse vecchio, della collezione vecchia, invece della Essence, un eyeliner, il Jumbo Eyeliner Pen, che fa un tratto favoloso. Lo vado, sì, ciao, lo appoggio fino, cioè rimane, si è seccato? No, mi sta deludendo adesso che lo provo con voi, cioè lì era nerissimo. Boh, lascia il tratto grigio grigio, devo provarlo bene. A parte che non è rimasto a testa in giù, magari c'entra con quello, vi farò sapere comunque. Abbiamo già finito! No, troppo in fretta. Dai, vi saluto che anche la batteria scarica, così abbiamo fatto anche il super super mega haul. Bacioni patolini! Ciao!